Sicuramente questa sarà una valutazione delle prossime settimane, quindi non chiedo una risposta ultimativa. Ma non crede che in questo momento andare avanti, se ho capito bene, col progetto di creare il partito, quello che è stato aggiunto, che è stato annunciato prima del voto, possa in qualche modo essere un ostacolo a una costituente di una sinistra più ampia, sempre con la, come dire, la coerenza nei valori? Non so se... Bene, ringrazio anche io tutti per essere qui e con molta chiarezza abbiamo avuto modo di esprimere il nostro giudizio su questo voto, che non è per nulla soddisfacente. Siamo una forza politica, una lista nata nel dicembre dell'anno scorso, quindi siamo giovani, abbiamo solo poco più di 3 mesi e comunque siamo riusciti a riportare la sinistra in Parlamento e a rappresentare oltre 1.100.000 elettori. Io penso che la crisi sociale del paese, l'inquietudine, il sentimento diffuso di rottura si è scaricato in maniera drammatica su questo voto e abbia alimentato in modo particolare la Lega e il Movimento 5 Stelle. Rispetto a quello che diceva prima il vostro collega Carrugati, io penso che noi un'analisi sulle ragioni della crisi del centrosinistra classico le avevamo fatte in maniera molto puntuale. Sono le ragioni di fondo che ci hanno portato almeno a me personalmente, a uscire da quel partito e a costruire un percorso diverso. È chiaro però che quella spinta radicale al cambiamento non siamo riusciti a canalizzarla su una progettualità politica che fosse dentro il nostro campo progressista. Noi abbiamo considerato dall'inizio, il 4 di marzo, non il punto di arrivo, ma il punto di partenza. Io l'ho detto in molte occasioni durante questa campagna elettorale, lo ridico oggi, giorno dopo, 5 marzo, per me il giorno di ieri non era il punto d'arrivo, ma era e resta il punto di partenza. E il nostro obiettivo è costruire un campo che sia il più largo possibile. Nessuno ha nella testa mai avuto una ridotta, noi crediamo che bisogna costruire un campo che sia il più largo possibile e che ci consenta di provare a far vivere quel sistema di valori che anche in questa campagna elettorale abbiamo provato a rappresentare e che altre forze politiche, a nostro giudizio, non erano in grado più di rappresentare.